Posso chiamarlo io? Come no? Che ho il grande onore e il piacere. Andrei Shevchenko. Allora, grazie di essere qui con noi. Tutti quanti rappresenti qualcosa di bello, di importante, sia dei tifosi rossoneri ma anche di tutti gli sportivi. Proprio la passione e lo sport in un momento come questo, quanto può essere importante, lei? Buonasera a tutti, bello sempre di tornare a Milano, di vedere tanti e tanti amici. In un momento così difficile io penso che è una grande ingiustizia è stata questa guerra contro il mio paese. Il sport mi ha dato tanto. In questo momento io sto cercando di sfruttare al miglior mie immagini per aiutare il mio paese, di dare sostegno, di stare vicino. E voglio ringraziare tutti voi perché l'Italia è stato uno dei paesi più vicini al mio popolo. Anche partita di ieri sera, che grande accoglienza è stata per squadra nazionale dell'Ucraina. E credete, è molto difficile in queste condizioni di venire a giocare e discutere una buona gara. Io faccio tanti complimenti ai giocatori ucraini, ma a tutto il popolo, soprattutto i nostri soldati che stanno difendendo il nostro paese, stanno facendo di tutto per ottenere la pace. Grazie Andrea, non so se tu pure vuoi dire qualcosa. Non posso far altro che condividere, perché intanto è un onore essere qui a rappresentare in qualche modo la patria, perché anche per me è la patria. Siamo soltanto fiduciosi che tutto questo finisca presto, perché abbiamo parenti, ma soprattutto tutto il nostro popolo ha bisogno di supporto e ha bisogno di sostegno. E lo siamo anche noi, insomma, ci auguriamo veramente che tutto finisca al più presto. Tra parentesi, molto bello, tu parlavi come è difficile giocare. Io ho visto le immagini della partita in casa contro l'Inghilterra, lo stadio, la gente, le bandiere, l'entusiasmo. Veramente quello è stato, vuol dire, un respiro di vita e di speranza, ecco, credo che anche questo lo sport possa contribuire a... Sicuramente di sì, soprattutto perché, come ho già detto, la gente ucraina si sta aspettando questo da tutti gli atleti, da persone importanti, perché noi cerchiamo di vivere, convivere questo con qualcosa, momento, certo. Perché la vita va avanti e noi dobbiamo essere forti per riuscire a vincere questa guerra. E lo siete. Allora, Presidente Merlo, vai. Prego, mettiamoci al centro per la foto, prego. Allora, qui, ragazzi, veramente, cioè io mi disorientate.